farmaci utilizzati in caso di infarto, gli antiaggreganti, non sempre hanno la medesima efficacia. Come mai? Perché c'è una variabilità individuale di risposta ad alcuni farmaci che oggi utilizziamo nei pazienti con sindrome coronariche acute. Alcuni di questi farmaci, perché possano essere attivi a livello del recettore delle molecole dove noi vogliamo che siano attivi, devono presentarsi in concentrazioni adeguate. Però c'è una alta variabilità individuale che è determinata sostanzialmente da un profilo genetico diverso, per cui questa quantità in alcuni individui può essere particolarmente bassa. Ecco, come ovviare a questo inconveniente? Ci sono dei nuovi farmaci che hanno un'efficacia maggiore? E fino a poco tempo fa non avevamo molti strumenti per poter ovviare a questo problema, oggi invece abbiamo dei farmaci che sono molto più attivi, meno sensibili a questa variabilità individuale di risposta e che ci consentono quindi di ovviare a questo problema. Al di là però della variabilità individuale di risposta, questi farmaci sono anche più complessivamente efficaci perché più potenti. Ecco, quindi questi nuovi farmaci vanno presi dopo un infarto e quindi hanno il vantaggio di ridurre altri eventi cardiovascolari, giusto? Vanno presi al momento in cui il paziente viene ospedalizzato, quindi già nel momento in cui è in corso l'attacco cardiaco, perché prevengono ulteriori eventi e rendono più favorevole l'evoluzione dell'attacco in atto. In questo farmaco, in particolare il Prasugrel, che ha dimostrato nello studio TIMI-38 che è stato recentemente pubblicato, di avere la possibilità di ridurre del 20% gli eventi cardiovascolari nei confronti del clopidogrel, che già era un farmaco molto efficace. Ecco, ci sono delle categorie di pazienti a maggior rischio di eventi cardiovascolari, come per esempio i pazienti con diabete. Ecco, questi farmaci come funzionano? Il messaggio dato da questo studio è fortemente confortante in relazione a questo sottogruppo di pazienti, perché i diabetici sono fra i pazienti che si giovano di più di questo farmaco. Nel caso dei diabetici questo vantaggio di riduzione del 20% diventa il 30% e non si hanno effetti sfavorevoli, quindi è un sottogruppo di pazienti che si giova moltissimo di questa nuova terapia. Allora, se una persona appunto quindi è motivata, chiede aiuto, bisogna spiegare a questa persona che smettendo di fumare l'abbassamento del valore di nicotina può indurre una serie di disturbi che sono caratteristici della sindrome d'astinenza e quindi crisi di stati d'ansia, agitazione, a volte le persone hanno la perdita anche di memoria, dipende un po' a che cosa è associata nella loro vita quotidiana la sigaretta. E giustificare questi problemi dal punto di vista scientifico e spiegare loro che queste cose si possono risolvere con l'aiuto di anche farmaci che possono essere dagli ansiolitici a farmaci veri e propri per smettere di fumare, come per esempio può essere il Chantix. Questo è un metodo che permette di controllare quella che si chiama dipendenza farmacologica. La dipendenza comportamentale, che è difficilissima da gestire, quella che poi induce a ricadere, è la causa fondamentalmente anche di tutte le dipendenze, dipendenza anche da gioco. Comunque la dipendenza comportamentale si gestisce con il tempo, piano piano, insegnando alla persona un nuovo modo di vivere. Spiegando alla persona a che cosa, cioè, di solito si consegna al fumatore un diario, si chiama diario del fumatore, dove vengono indicate il numero delle sigarette della giornata e quindi si cerca di giustificare a che cosa quella sigaretta è stata associata. E quindi
piano piano, con il tempo e con diciamo counseling, si cerca di ritrovare un sistema per superare diciamo questa tecnica comportamentale, cioè quella dipendenza comportamentale, che si gestisce in vari modi. Cioè, quello che è importante è comunque non perdere mai diciamo contatto con un paziente, perché poi è diverso da persona a persona. È lì che ci vuole. Trova innanzitutto tempo per parlare. Una persona che è dedicata veramente a te, che sinceramente ti ascolta quali sono i tuoi problemi, può capire, a parte, ripeto, una dipendenza farmacologica che può essere uguale per tutti, ma che può capire perché per te quella sigaretta è così importante. Tira fuori il problema e cerca di risolverlo. Questo però, per fare questo, ci vuole veramente tempo, fiducia, empatia. E rispetto delle persone.